Vorrei parlare dei tatuaggi. Questo è un seminario molto importante perché anch'io posseggo dei tatuaggi, ma sono stati fatti per un motivo ben preciso. La maggior parte delle persone fa i tatuaggi certamente per un'idea, per un desiderio, per un motivo, ma non si rende conto di quanto è importante un segno sul corpo. Ricordiamoci che sul corpo noi abbiamo il corpo sottile. Cioè, ossia, il corpo sottile si appoggia sulla pelle e quindi appoggiandosi sulla pelle, il corpo sottile, dove andiamo a porre dei punti, noi andiamo a toccare certe cose che poi andranno sicuramente a muovere delle situazioni a livello energetico e sottile. Questo è una cosa molto importante che andremo a vedere nel prossimo seminario di tatuaggi per andare a capire sia il simbolismo delle parti principali del corpo e le energie che sono emesse da esso, sia il potere delle immagini che veicolano tanta potenza, ma tanta veramente, sia l'energia che andiamo a chiamare quando noi mettiamo un tatuaggio sulla pelle. Ecco che andremo anche ad imparare la tipologia del colore e il significato magico di esso, perché i tatuaggi nacquero, innanzitutto erano sacri anticamente, molto sacri, e quindi non si facevano in maniera facile, cioè non era una cosa che si decideva così come oggi, vado a farmi il tatuaggio per dire non ci lasceremo mai. Vengo già un tatuaggio di non ci lasceremo mai con una persona. Per quanto poi magari capita che uno si lascia, dà un problema e darà un problema in futuro con un'altra persona, perché si rimarrà nel corpo sottile stampata quella persona. Quindi bisogna poi fare delle azioni. Non per niente insegnerò anche come rompere un tatuaggio, insegnerò come andare a capire i tatuaggi quando sono in collegamento oppure scollegati. Molto spesso uno fa un tatuaggio con una cosa, un tatuaggio con un'altra cosa, non si rende conto che possono essere come archetipi differenti e quindi dare dei problemi proprio a livello anche emozionale, ma anzi, soprattutto emozionale, e quindi entrare in una situazione particolare. Beh, questo sembra una cosa detta così alla semplice, ma non è così. Perché ogni cosa che un essere umano fa genera un'azione e quindi genera una reazione, quindi pensiero, azione che viene generata, reazione che noi abbiamo. Beh, non si può neanche andare a negare il fatto che se siamo senza un tatuaggio e stiamo camminando, per esempio, per la spiaggia o per strada e abbiamo invece un tatuaggio, siamo modificati anche nel movimento. Quindi immaginate quanto è potente, o il modo di essere, il modo di fare, no? Il tatuaggio indica solitamente una tipologia anche di appartenenza, perché a secondo quello che fai tu dici che cosa credi. Cioè, non fai un tatuaggio oppure non credi, non fai un tatuaggio di un'ancora se non sei un militare, un marinaio, oppure se non vuoi dire mi ancoro a te, oppure se non vuoi dire mi ancoro a lei, cioè non la fai, cioè non fai, così come non fai un teschio se non sai cosa significa. Oggi purtroppo i teschi sono diventati qualcosa così, che sembra una cosa di delinquenziale, cose varie, mentre no, il teschio è una delle più grandi potenze che ci possa essere per quanto riguarda la propria autodifesa, quindi viste in altre maniere. Quindi andremo a studiare queste cose, andremo a fare una cosa molto interessante. Vi spingo a fare un'esperienza molto importante per chi sarà interessato, di avere degli inchiostri che poi possono essere lavabili, chiaramente non che possono rovinare la pelle, cioè inchiostri che possono essere messi sulla pelle, anche quelli che ti possono mangiare, quelli dei bambini, e di avere una specie di penna, diciamo puntuta, per andare a fare dei piccoli punti, tatuaggi, e qualche pennello, cioè sottile, sulla pelle, e poi lo potete cancellare per andare a vedere proprio la differenza, per andare a imparare che significa andare a fare un tatuaggio e crearlo. Poi parleremo anche del periodo giusto per il tatuaggio, quali ore sono necessarie. Ma se io faccio un tatuaggio di una spada, no? Quando lo devo fare? Non si può fare in qualsiasi momento. Dice so benissimo che dice, vabbè, io vado dal tatuatore, il tatuatore mi dice viene a quell'ora, bene, bisogna imporsi, dice, no, guarda, quello lo posso venire a quell'ora. In questa maniera il tatuaggio diventa potente, diventa un talismano e si ha la capacità di guidare il proprio destino proprio mediante le immagini tatuate. Eh sì, proprio così. Un buon tatuaggio fatto bene fa diventare invincibili. Vi racconterò una storia appunto di un capo
di un villaggio africano che venne, cioè a Londra, 1800, così è rimasto famoso, che era invincibile, intoccabile, perché lo stregone del villaggio gli fece un tatuaggio di protezione che nessuno potesse colpirlo. Cioè non è che rimbalzavano le cose addosso, cioè, siamo un po' saggi, che poteva capitare che qualcuno tentava di ucciderlo, magari capitava o che lo mancasse, oppure che il coltello andava da un'altra parte, o qualcuno passava davanti e lo fermava. Voglio dire, lì si chiama appunto invulnerabilità, no? Quindi è possibile fare, quindi questo si fa in diverse ore, in diverse situazioni, cioè si va direttamente a toccare il corpo sottile, ragazzi, e sulla pelle il corpo sottile, e sono miliardi e miliardi di punti perché indica la nostra vita, pensate alla sensibilità della pelle, quella è la vita, quella è la sensibilità del corpo sottile che se ne va quando poi, quando moriamo. Ma quindi è giusto vedere in che ore, in che momento, in che tipo. I pianeti possono influenzare questo e le stelle lo possono influenzare, eh sì, perché i pianeti e le stelle agiscono con le immagini, quindi che ne sappiamo? Scegliamo delle immagini di qualche, come vedo molti, scelgono l'immagine di Medusa e quella è legata ad Argo, la stella più terribile che ci sia nell'universo, quindi e poi si portano un sacco di problemi. Insomma, andiamo a vedere queste cose. Per gli amanti del tatuaggio, per chi già ce l'ha, io ce li ho, ripeto, fatti però a regola d'arte, come farli, come eventualmente fare tatuaggi temporanei, come andremo a fare questo esperimento per poi togliere, per ottenere qualcosa e poi una volta ottenuta cancellarli. Bene, impareremo tanto veramente e io adoro tatuaggi, quindi voglio dire, penso che anche voi è una forma d'arte e come essendo forma d'arte è una forma dell'anima. L'arte è l'anima, è creatività. Bene, perché non dobbiamo sfruttare questa arte e creatività anche magicamente e anche per ascendere? Cioè, se io ho un tatuaggio che richiama una grande stella, una grande entità, io entro a contatto con essa, se è fatto bene e quindi sarò elevato malgrado me stesso.